Bentornati ragazzi e ragazze sul mio canale, oppure benvenuti se è la prima volta che venite a vedere un mio video. Oggi parliamo di un film appena uscito nelle sale e come molti di voi avranno capito sto parlando di Napoleon, film diretto da Ridley Scott. Il film è una rivisitazione, una riscrittura del personaggio di Napoleone Bonaparte da parte del regista Ridley Scott, che racconta appunto l'ascesa e la caduta del condottiero francese più famoso di tutti i tempi. E in particolar modo un aspetto che viene molto affrontato all'interno del film è la relazione molto complessa tra l'imperatore dei francesi e la sua prima moglie Giuseppina. Ridley Scott è uno dei più grandi maestri della storia del cinema, ma che dal 2010 in poi si è perso quasi completamente, facendo uscire dei film alquanto discutibili. Primo su tutti House of Gucci, che veramente è stato terrificante. Ma contro ogni mia preoccupazione, Napoleon convince, perché nonostante le inesattezze degli avvenimenti storici, che comunque sono volute, il film è scorrevolissimo, il film intrattiene e fa riflettere tantissimo, riproponendo anche molte tematiche care a Ridley Scott. Quindi tanta roba. E poi, da un punto di vista registico, poi il film è spettacolare, veramente funziona tantissimo, è bellissimo da vedere, specialmente sul grande schermo, ha un sonoro della Madonna. E poi non c'è niente da dire, è molto convincente il duo Joaquin Phoenix e Vanessa Kirby. Sollevano un film che di base è stato tagliato. E voi fatemi sapere cosa ne pensate di Napoleon, scrivetemelo qua sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto mettete like, condividetelo, mi raccomando. E detto questo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi e ragazze.